se ne va di qua, se ne va di qua stasera, ragazzi. Lui vuole sapere tutto. Ciao ragazzi, come state? Spero che vada tutto bene. Benvenuti in un nuovo episodio della serie Stupire con la magia. Oggi è il turno di un ospite specialissimo che mi chiedete fin dall'inizio di questa serie, fin dal primo episodio. Per problemi logistici non siamo mai riusciti ad incontrarci, però oggi finalmente, l'avrete già letto dal titolo, è il turno di Nico Pandetta. Non voglio perdere troppo altro tempo, godetevi la reazione di Nico alle mie magie e ci rivediamo dopo. Sono qua con Nico Pandetta, uno degli ospiti più richiesti da quando ho iniziato a fare video con gli artisti, e mi ha invitato qua in studio. Oggi abbiamo un pubblico gigante, puoi inquadrare anche dietro. Partiamo con un test di attenzione, ok? Però mi servono entrambe le mani. Per questo gioco servono solo quattro carte, che sono quattro jolly, e quello che faccio è ti consegno i jolly e tu devi stare attento. Metti anche l'altra mano. Sono fumato, no? Vai tranquillo. No, aspetta, scusami, vanno a faccia in giù. Vai. Ok, questo così e questo di qua. Sono uguali, scusa. Sì, tutti i jolly uguali. Ora, quello che deve succedere è che i miei jolly cambieranno di posto con i tuoi. Ok. Prima te lo faccio vedere in slow motion, guarda. Vabbè, questo è slow motion, no? Ora ti faccio vedere in velocità. Sei pronto? Vai. Al mio 3, 1, 2, 3. Hai visto i jolly cambiare? No. In assi? No. Un applauso facciamo. Se ne va di qua, ragazzi. Se ne va di qua stasera, ragazzi. Lui vuole sapere tutto. E vabbè, carte, no? Conosci? Tutte diverse, carte da poco. Queste sembrano due, sì, sì, sono le mie. Quelle che vabbè, ti ho regalato. Ha fatto la truffa, ragazzi. Ma sono che truffa, le... normale. Guarda quelle carte lì. Se mi dai un mazzo di carte, non potrei farla. E allora, così avremo le mie. Però. Fermami quando vuoi. Qua, guarda, qua dove mi hai fermato esattamente, sotto l'otto, prendi questa, guardala, ricordala. Mentre le passo, la metti dove vuoi, stai nel centro. Mi sto tagliando. Tipo per esempio qua. Ah, l'hai già messa? È ora. Ah. È ora? Dai. Integrale lo vogliamo stare. L'hai già messa? Lo vogliamo integrale. Ok, schiocco le dita, torna in cima. Ah. Ci credi? No. Passo di quadri. No. Ho vinto, ragazzi. Ho vinto. Ok, ok, va bene, sarà in mezzo. Quando sbaglio io faccio questo, prendo le carte e le strappo, perché così almeno so che ho sbagliato. E l'asso non è l'asso di cuori. Che carta era? Il 3 di cuori. O il 5, il 5 di cuori. Scusa. 5 di cuori, sarà qua, esatto. Era in mezzo, no? Dove l'hai messo? Dove l'ho messa? Però possiamo tornare indietro nel tempo. Sì, no. Se volessi rimediare l'errore. No, il lasso di quadri che ho strappato che era sbagliato. Ma se io faccio questo. Ora l'asso di quadri torna qua. Intero. Ho capito. E quindi se l'asso è qua lì, cosa dovrebbe essere? 5 di cuore. Strappato. Pezzi. Però se potessi tornare veramente indietro nel tempo, da pezzi dovrei farlo tornare intero. No. Collage, non è che sono forte, però questo fortissimo. Ma questo qua è più potente, eh? Mi ha stupito di più quando ho trovato il 5 strappato. Ci fu un po' e quando mi dice scusate il siciliano, però vabbè, le carte ormai le conosci. Ti racconto una storia. Yes. Un giorno un ragazzino si è seduto di fianco a un maestro di magia, un anziano, e gli ha detto: sai cosa sarebbe veramente bello? Se tu, mischiando le carte, un po' faccia in giù, un po' faccia in su, riuscissi con uno schiocco di dita a farle tornare tutte in ordine. Quello sarebbe il trionfo della cartomagia, cioè sarebbe il gioco più bello che io abbia mai visto. È quello che proverò a fare oggi, la mia versione. Ok. Delle carte che vedi, dimmene una che ti piace. Se vuoi, passo di qua. Prendila, prendila. Ok. Ok. Ora andiamo a fare questo, divido il mazzo all'incirca a metà, così, e mischio le carte a faccia in alto con quella a faccia in basso, giusto? Veramente mischiate, eh? Anzi, voglio fare di più, le mischio di nuovo, a scanso di equivoci. Ora sono veramente tutte mischiate, no? Anzi, così non c'è dubbio, tu metti la tua carta girata a faccia in giù, così, dove vuoi in mezzo. Così non sappiamo dov'è, non la vedo, non conosco la posizione. Bella, mi stai sentendo qua. Ok. Grazie, subito il boato, eh? Ok. Guarda, veramente tutto mischiato. Va bene. Ok. Ora, se io potessi solamente con uno schiocco di dita mettere a posto tutte quante le carte, questo sarebbe il trionfo della cartomagia, sei d'accordo? Però non tutte. Tutte tranne una, la tua. Ovvio.
fatto. Vado lento. Un applauso facciamo, Fatto 4 strappate. Il primo qua è quello del cappello, intendi? Un bacio numero uno, ragazzi, seguitelo tutti. Bene, magie finite, vi racconto un po' come è successo, perché in realtà io non conoscevo Nico e non conoscevo nessuno intorno a lui, quindi non gli ho neanche mai chiesto di collaborare. Però dopo il video con Boroboro, io e Fede siamo diventati particolarmente amici e sono andato ad una data che faceva qui vicino a casa mia. E in quella data c'era ospite Nico, che quindi ho conosciuto all'interno dei camerini. Fede ovviamente mi ha chiesto di fare le magie lì davanti a tutti, siamo stati tipo 30-40 minuti in camerino a fare giochi. E poi gli ho detto, ma ascolta Nico, visto che è tantissimo che mi chiedono di portarti sul canale, perché non lo organizziamo? Lui è stato subito disponibile, infatti ci siamo dati l'appuntamento per due giorni dopo, quando sono andato in studio dove era lì a registrare, e appunto in una pausa tra un pezzo e l'altro che ho sentito, e raga, alcuni pezzi sono veramente delle mine, ve lo giuro. E insomma, in una pausa tra una registrazione e l'altra abbiamo fatto questo video per voi. Devo dire onestamente che Nico è stato uno degli ospiti più divertenti con cui girare, per le sue reazioni, perché parla in siciliano, è difficile capire, ma comunque cerco di capire. Poi lui è mega espansivo, è vero, non si trattiene, perciò tutto quello che pensava in quel momento l'ha detto. E poi è veramente appassionato, cioè si vede che gli piace guardare i giochi, gli piace anche cercare di scoprire il segreto, però in maniera divertente. Perciò se volete vedere un altro episodio con Nico, lasciate un botto di like sotto questo video e cercheremo di farlo il più presto, anche perché pochi giorni fa purtroppo è arrivata la condanna per Nico, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. In ogni caso supportatelo, perché il suo progetto musicale è super valido. E niente, forza Nico, mi raccomando, se ancora non siete iscritti al canale fatelo e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi video. Settimana prossima nuovo artista, già lo sapete. Ricordatevi sempre di sognare in grande, dream big, do bigger. Noi ci vediamo nei prossimi giorni o settimana prossima con un nuovo video. Ciao.